Cari figli, mentre guardo voi che amate mio figlio, la delizia colma il mio cuore. Vi benedico con la benedizione materna. Con la materna benedizione benedico anche i vostri pastori. Voi che dite le parole di mio figlio, benedite con le sue mani e lo amate tanto da essere disposti a fare con gioia ogni sacrificio per lui. Voi seguite lui, che è stato il primo pastore, il primo missionario. Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e lavorare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio figlio, è la gioia e la consolazione della vita terrena. Se attraverso la preghiera, l'amore ed il sacrificio il regno di Dio è nei vostri cuori, allora per voi la vita è lieta e serena. Tra coloro che amano mio figlio e si amano reciprocamente per mezzo di lui, le parole non sono necessarie. È sufficiente uno sguardo per udire le parole non pronunciate e i sentimenti non espressi. Laddove regna l'amore, il tempo non si conta più. Noi siamo con voi. Mio figlio vi conosce e vi ama. L'amore è ciò che vi conduce a me, e mediante questo amore io verrò a voi e vi parlerò delle opere della salvezza. Desidero che tutti i miei figli abbiano fede e sentano il mio amore materno che li guida a Gesù. Perciò voi, figli miei, ovunque andiate, rischiarate con l'amore e con la fede come apostoli dell'amore. Vi ringrazio. Ringraziamo la Madonna e chiediamo allo Spirito Santo di fare luce nei nostri cuori e nelle nostre menti per comprendere questo messaggio che è articolato, complicato, che entra nel cuore prima ancora di entrare nella mente, di comprenderne le parole fino in fondo. Io vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.